Notizia che ha anche allarmato e preoccupato, come sempre preoccupano le notizie relative alle varianti del coronavirus, naturalmente varianti che ormai sono sempre più diffuse mentre il ceppo iniziale del Covid si va perdendo, ma la domanda che tutti ci poniamo è se e quanto una variante sia più o meno pericolosa, più o meno contagiosa delle precedenti. Allora, per fare chiarezza sull'ultima, quella che è stata chiamata C11 e che qualcuno chiama egiziana perché è stata sequenziata in due persone provenienti dall'Egitto, siamo andati a chiedere lumi naturalmente all'esperto. Lo facciamo anzi in diretta perché lo ha incontrato poco fa la nostra Anna Di Giorgio che è in diretta da Chieti. Buongiorno Anna. Sì, Marina, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori del TG8. Come dicevi bene tu, proprio poco fa, con la telecamera di Diego Martelli siamo entrati all'interno del laboratorio di genetica molecolare dell'Università d'Annunzio, che ha sede qui a Chieti, ovviamente, all'interno dell'ITAB CESI, il Centro Istituto di Tecnologie Avanzate Biomediche. Abbiamo incontrato il direttore del laboratorio di genetica molecolare, Liborio Suppia, che ha sequenziato questa nuova variante al virus, denominata C11, individuata in due pazienti di ritorno dall'Egitto per motivi di lavoro, due pazienti della provincia di Chieti che poi sono risultati appunto positivi al Covid-19. Il direttore Suppia ci ha spiegato un po' qual è, ha fatto un po' il punto della situazione su questo tipo di variante, soprattutto sull'utilizzo del vaccino che continua ad essere efficace, quindi mai mettere in discussione l'utilizzo del vaccino anche di fronte alle varianti, ne abbiamo parlato proprio con lui all'interno del laboratorio di genetica molecolare della D'Annunzio di Chieti, che lo ricordiamo insieme all'Istituto Zooprofilattico di Teramo è deputato al sequenziamento appunto del virus e dunque a riscontrare tutte le varianti che fin qui ormai da mesi abbiamo imparato a conoscere anche per quel che concerne il coronavirus. In questa struttura lavorano circa una trentina di persone, ormai praticamente ininterrottamente da quando è partita la fase dell'emergenza sanitaria e pensate che all'interno di questi laboratori vengono analizzati ogni giorno dai 600 ai 1100 tamponi ogni giorno. Lavoro di analisi dei tamponi che ovviamente è cosa diversa dal sequenziamento appunto del virus. Ma per fare un po', dicevamo, il punto della situazione su questa nuova variante, sentiamo l'intervista realizzata questa mattina al direttore Liborio Stupia. Marina, poi se sei d'accordo ti restituiamo direttamente la linea. Perfetto, sì. Direttore Stupia, il vostro laboratorio di genetica molecolare ha individuato questa variante, la cosiddetta C11 al virus. Cos'ha di particolare e perché deve essere attenzionata? Allora, è una variante molto rara, di particolare a due cose. La prima è che nella sua sequenza c'è una stessa mutazione in comune con la variante sudafricana e la variante brasiliana e quindi ci viene richiesto di attenzionare questi cambi. La seconda è che l'abbiamo trovata in due soggetti rientrati da un viaggio di lavoro in Egitto. E quindi anche in questo caso, quando si trovano varianti particolari che vengono da paesi particolari, ci si richiede di attenzionarle. Quindi al momento non c'è preoccupazione, la variante di per sé stessa non è inserita nelle liste delle varianti che devono preoccupare, ma va attenzionata. Quindi va seguita sul territorio, va comunicata, dire che c'è, però sappiamo che c'è e quindi la seguiamo. Si può sapere già se i vaccini sono comunque efficaci contro questo tipo di varianti? In generale i vaccini sono efficaci. L'unico dato ufficiale di una risposta di efficacia è relativamente alla variante sudafricana, che non è questa. Su questa sono pochissimi casi al mondo, quella che abbiamo trovato sono in tutto 400 casi in tutto il mondo, quindi ancora non c'è nessun dato sulla risposta ai vaccini, ma l'unica in cui veramente c'è qualche dubbio sulla risposta ai vaccini è la sudafricana. C'è uno studio che ha pubblicato anche il suo laboratorio che dimostra che chi ha ricevuto già la seconda dose di vaccino comunque non deve preoccuparsi perché ha uno scudo in più contro queste varianti. Sì, assolutamente. Noi abbiamo visto che anche le persone che dopo doppia vaccinazione dovessero risultare un test positivi, rimangono positivi per pochissimo tempo, quindi evidentemente non sono tanto protetti dal fatto che il virus possa infettarli, ma poi il virus sparisce e non c'è mai una sintomatologia grave. Quindi questo è un segnale
di positività che ci induce a dire a tutti quanti che la vaccinazione è importante. L'altro segnale importante è che stiamo vedendo che anche laddove il titolo anticorpale è basso c'è una buona risposta del sistema immunitario nelle cellule della memoria che ci fa stare ancora più tranquilli che quindi per un po' di tempo siamo protetti dai vaccini. Direttore, queste nuove varianti che vengono per lo più da paesi caldi ci fanno pensare che effettivamente la variante al virus può non necessariamente andare scomparendo con le alte temperature, insomma, potrebbero esserci problemi anche per quest'estate, insomma. Allora, diciamo che queste nuove varianti, che sono diverse dal ceppo originale con cui avevamo a che fare, stanno dimostrando che col caldo si possono diffondere. È chiaro però, altro è la diffusione possibile in un paese come l'India, dove c'è anche un problema di sovrappopolazione, altro è quello che può succedere qui. Ma io direi che più che preoccuparci, ricordiamoci sempre di stare attenti anche quest'estate. Non è che questa variante quest'estate creerà problemi, ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché già l'anno scorso, alla fine, a settembre, avevamo già visto che c'erano dei problemi, e io ricordo bene i problemi erano quelli che erano andati in vacanza in paesi, Malta, Grecia, Croazia, dove non c'era nessun controllo e ci hanno riportato centinaia di migliaia di casi di virus in Italia. Quindi rilassarsi, divertirsi, ma con un minimo di cautela.